spiegazione fai di Vasto, ho avuto il merito di avere l'intuizione su questo luogo e di iniziare a avviare i lavori insieme all'amministrazione per riscoprirlo. E avete tirato fuori qualcosa di veramente straordinario. Come avete scelto questo posto? Innanzitutto è stata una cosa per certi versi casuale. Eravamo a conoscenza del fatto che qua sotto si trovava un muro romano di un'opera incerta. Per quale motivo? Perché in una pubblicazione della Soprintendenza di qualche anno fa, di ormai circa 20 anni fa, era stata pubblicata una fotografia di una tesi di laurea di Maria Teresa Onorati. E a conoscenza di questa cosa siamo venuti a cercare questo muro, ma non ci aspettavamo di trovare questo ambiente veramente scenografico che ci si è prospettato davanti. E la mattina che l'abbiamo scoperto, eravamo un gruppetto dei componenti della delegazione e siamo veramente rimasti sbalorditi tutti quanti e veramente molto e meravigliati, perché le condizioni erano pessime, c'erano accumulato molto materiale di risulta, oggetti vari accatastati nel corso degli anni, per cui abbiamo visto oltre quello che si vedeva, insomma, oltre quello che si vedeva. E è stato per certi versi anche un pochettino un azzardo, perché il lavoro in questa giornata abbiamo cercato soprattutto, cioè l'intento di oggi è quello di proporre una visita, quindi di aver reso questi ambienti percorribili e di aver fatto in modo che le persone potessero entrare. In realtà le condizioni non sono le migliori, però l'intento della nostra delegazione è quella di proporre una valorizzazione degli ambienti. Poi saranno gli enti preposti o chi vorrà farsi avanti a prendere le decisioni del caso. Una visita che si inserisce poi in un percorso che è quello di luoghi straordinari di Vasto, penso alle terme romane, alle chiese più nascoste, che creano un patrimonio unico e da offrire ai cittadini e ai visitatori che vengono da fuori. Un ringraziamento grande dobbiamo fare in questa occasione, in questa occasione al Comune di Vasto che ci ha supportato, alla Protezione Civile che ci ha dato una grande mano, anche nell'aiutare a garantire la sicurezza di questi luoghi. Come sappiamo è una cosa molto importante, perché far entrare persone quando gli ambienti non sono sicuri diventa veramente non opportuno. Che futuro può avere questo luogo? Non possiamo dire niente perché non siamo proprietari, quindi sarà l'ente proprietario chi lo possiede che dovrà decidere cosa fare o meno di questo luogo. Certo, ci vorrà senz'altro l'aiuto di chi in qualche maniera possa in qualche maniera finanziare gli eventuali lavori da farsi di restauro e di consolidamento. Oggi abbiamo modo di vedere per la prima volta questo luogo straordinario. Siamo sotto la ex curia di Vasto, è un luogo che tra la collaborazione dell'amministrazione comunale con il FAI è stato riportato alla luce e che oggi in tanti stanno ammirando. Come mai, insomma, si è pensato a questo luogo? Ma un luogo meraviglioso, misterioso, pieno di fascino, pieno di storia, pieno di leggenda. Un luogo che è stato riportato alla luce grazie alla presenza preziosa di un'associazione, una tra le più importanti, che vive il patrimonio nazionale, che vive il patrimonio cittadino, che è il FAI, nella persona attualmente della Presidente, che ringraziamo di cuore, che è Maria Pacilli. Che ci ha coinvolto in un'opera bellissima e ha coinvolto l'amministrazione comunale a far sì che questo luogo sia restituito, diciamo, alla dimensione visiva, alla dimensione sensitiva, alla dimensione umana della città e della collettività. Vorrei però che l'assessore Gino Marcello dicesse cosa ha significato collaborare rispetto al ripristino di questa vicenda, diciamo, vicenda cittadina che fa parte della Curia, dove c'è anche, tra le altre cose, un muro romano molto importante. Grazie alla collaborazione con il FAI stiamo mettendo a disposizione dei cittadini vastesi e dei tanti turisti che ancora oggi girano per la città, quindi ecco, questo va sottolineato, una splendida realtà, una bellissima testimonianza di queste mura splendide e di questo ambiente meraviglioso. Questo è il proseguimento di una collaborazione con il FAI che è iniziato da diverso tempo. Siamo partiti con la collaborazione per il recupero delle aree e intorno alle terme romane e siamo stati contattati e quindi con grande soddisfazione abbiamo collaborato con questo recupero.
Come assessore alla protezione civile e al servizio manutenzione volevo ringraziare Eustachio Frangione con tutta la sua squadra, la sua splendida squadra, per l'apporto enorme che ha dato in questo lavoro e i colleghi, gli amici, il personale tutto dell'ufficio servizio manutenzione. Come dicevo, è l'inizio di un percorso, noi abbiamo dato la nostra piena disponibilità e quindi siamo a disposizione per ulteriori opere da mettere a disposizione della città.